ovvio che l'attuale sistema in cui ci troviamo non ci ha portato alla realizzazione interiore come esseri umani. Al contrario, questa macchina globalizzata, guidata da banche e stati, così come da politici ipocriti e corrotti, che a loro volta sono controllati dalle più grandi corporazioni, non corrisponde alla vera natura dell'essere umano. Essere infelice è come una malattia che si diffonde nelle grandi città di cemento, perché i valori che la società dei consumi ci vende sono basati, tra l'altro, sulla superficialità e quindi non possono portare a uno stato di soddisfazione dello spirito. In questo modo, la maggioranza della popolazione vive secondo una menzogna basata su falsi stimoli che la distrae sempre più dalla sua vera identità. Come si è arrivati a questo e perché non ci siamo mai opposti? Alcuni aspetti mostrano che la nostra storia è stata praticamente manipolata e cancellata in modo che la popolazione non potesse mai sapere esattamente come si è arrivati a questa situazione. Ogni singolo evento storico è stato perfettamente orchestrato per raggiungere il punto di controllo attuale e far dimenticare alla gente chi è veramente. Il punto chiave è l'inizio dell'era industriale, che iniziò in Gran Bretagna nel XVIII secolo e poi si diffuse nel resto dell'Europa occidentale e nel Nord America. Fu in questo periodo che iniziò la grande serie di cambiamenti economici, tecnologici e sociali nella storia dell'umanità. La rivoluzione industriale ha distrutto il modello agricolo che era stato lo stile di vita per millenni, basato sull'agricoltura e sul commercio. Pertanto la popolazione era attratta da una vita urbana e industriale. Questo era l'inizio dell'era delle macchine e perché questo sistema potesse funzionare erano necessari quanti più lavoratori possibili. Ma la popolazione contadina non si è arresa a questo cambiamento di buon grado, almeno non immediatamente, perché la gente non aveva effettivamente bisogno di cambiare il proprio stile di vita. I loro bisogni erano effettivamente soddisfatti. Cosa deve essere successo affinché milioni di persone cambiassero la loro vita in questo modo? Sono stati costretti. La popolazione contadina si è sempre sentita fortemente connessa a tutti quelli che la circondavano: relazioni, persone, panorami, costumi, feste, odori, cibo e canzoni. Erano gli stessi abitanti del villaggio a governarsi. La proprietà della terra era collettiva, erano tutti uguali, senza alcuna gerarchia. Inoltre tutti avevano una voce e un voto in tutte le questioni sociali. Quindi aveva senso che non avessero bisogno di un governo superiore per far rispettare le loro regole, ma l'elite dirigente doveva attuare il loro piano. Così, per il Deep State, nacque la necessità di prendere ancora una volta un posto di rilievo sulla scena internazionale. Di conseguenza, iniziarono i passi verso l'industrializzazione. Il regime agricolo popolare si è inserito in questo nuovo sistema, in quanto non era redditizio, perché non partecipava al movimento economico che era così necessario per la crescita dello Stato. Le popolazioni contadine avevano tutti i loro bisogni soddisfatti, erano autosufficienti, quindi non avevano nemmeno bisogno di tutto quel denaro. Inoltre non attribuivano alcun valore al denaro, considerandolo qualcosa di dannoso e negativo. Pensavano che qualsiasi persona, con un senso di decenza, rispetto per se stesso e moralità, dovesse starne alla larga. Infatti, per questa società contadina, né la ricchezza, né il desiderio di potere, né il consumismo, né le cose materiali, né la lussuria, né il piacere sensuale erano il bene supremo, ma semplicemente il loro scopo era quello di raggiungere e mantenere relazioni quotidiane con altre persone, l'affetto, così come l'aiuto reciproco, senza dominazione o subordinazione. Dove la gioia di stare insieme, la generosità e l'azione comune hanno prevalso per molto tempo. Era una comunità conviviale
ed è per questo che oggi si capisce perché la rivoluzione industriale è iniziata in ritardo in Spagna. Le persone erano contrarie a rinunciare al loro stile di vita, che era tutto per loro e forniva tante soddisfazioni materiali e immateriali. Ecco perché l'apparato governativo di chi è al potere ha dovuto mettere fine a tutto il loro mondo. Ma come ha fatto esattamente? Il primo passo contro il regime agricolo è stato compiuto dai leader del liberalismo che appartengono ai tribunali. I deputati sono stati eletti attraverso elezioni indirette limitate, che rappresentavano l'1% della popolazione totale. Tutti furono d'accordo con la Costituzione del 1812, che fu imposta al resto del paese, provocando la resistenza della gente del paese al nuovo modello di governo e portando alla fine a seri scontri. Nell'espansione del liberalismo in tutta Europa nei secoli XVIII e XIX, i regimi politici dovevano essere esplicitamente e inequivocabilmente descritti come dittature, perché non concedevano alle masse la possibilità del suffragio universale. Questo è qualcosa che quasi tutti gli storici dimenticano. Il regime del Consiglio Comunale fu vietato. Invece fu creato un ordine gerarchico a capo del quale c'era lo Stato, oltre alle altre misure che hanno reso impossibile la vita contadina. In questo modo le persone hanno dovuto lasciare il mondo che avevano sempre amato per entrare nel sistema di schiavitù che ha luogo nelle città e che continua ancora oggi. Un'altra misura era la meccanizzazione dell'agricoltura, che era completamente assurda per il modello agricolo. Ha reso i suoi utenti dipendenti dal sistema attraverso il debito verso la banca. Ha anche creato disoccupazione e distrutto la relazione sociale tra i lavoratori, che era così necessaria per il loro spirito. La demonizzazione della vita agricola avvenne anche attraverso la propaganda e la diffusione, così come attraverso la radio e il cinema, che praticarono l'indottrinamento su una scala senza precedenti nella storia dell'umanità. Oltre alla distruzione della cultura e del patrimonio dell'uomo, che era molto ricco di conoscenze sull'allevamento, l'agricoltura, l'artigianato, la medicina, la musica e la danza, l'abbigliamento, i costumi, la gastronomia, l'architettura, le feste e gli spettacoli, tutto questo è stato rifiutato e messo da parte e quindi dimenticato e sostenuto dal sistema educativo sponsorizzato dallo Stato, attraverso il quale gli insegnanti indottrinavano gli studenti e ritraevano il mondo contadino come uno sviluppo arretrato. Dovevano imparare a capire e accettare il progresso delle città orientate al futuro. Tutte queste misure, unite alla repressione del franchismo, hanno fatto sì che la gente lasciasse i propri villaggi e li ha resi schiavi del sistema. Così gli obiettivi della vita si limitavano ad essere quelli di lavorare e fare soldi, produrre e consumare, il che riduceva il tempo, l'energia e il desiderio di vivere e godere di tutto ciò che si trovava intorno a loro. Questo ha fatto precipitare l'essere umano in una grande crisi. Con queste misure, lo Stato riuscì finalmente a sconfiggere la società popolare tradizionale negli anni 50, soprattutto attraverso l'esodo agricolo. Inoltre, con l'adesione della Spagna all'Unione Europea nel 1986, l'agricoltura è diventata più complicata. La struttura economica globale è un meccanismo di schiavitù su larga scala in cui le persone sono trattate come proprietà. Siamo nati nel sistema, educati e istruiti da esso, costretti a lavorare lunghe ore e a rispettare le regole che ci hanno imposto per pagare tasse ingiuste al sistema. In cambio di tutto questo, il sistema ci offre la prosperità, ma solo per alcuni, e se non vi piace, non potete lasciare il sistema. Se ci provate, sarete puniti.
Ma come siamo finiti in questa spiacevole situazione? Tutto è iniziato con l'introduzione della banca centrale. Nel 1913, quando la Federal Reserve System, o Fed, fu introdotta negli Stati Uniti, Charles August Lindbergh, un avvocato e membro del Congresso USA del Minnesota tra il 1907 e il 1917, avvertì il Congresso che l'inevitabile conseguenza dell'introduzione della banca centrale sarebbe stata quella di prendere il controllo. Avrebbe usato il suo potere per causare inflazione e deflazione nell'economia come meglio credeva. Il deputato Lindbergh commentò nel 1913: «D'ora in poi la depressione sarà prodotta scientificamente». La Grande Depressione del 1929 fu deliberatamente causata dall'uso della Federal Reserve, in modo che le grandi corporazioni che controllavano il mercato azionario potessero arricchirsi prestando ai governi il denaro necessario per riprendersi dalla crisi manipolata. Così gli stati sovrani furono costretti a firmare contratti di debito che, come sappiamo, non sarebbero mai stati ripagati. Con l'aumento del debito sovrano, il paradigma della schiavitù del debito è stato formalizzato e le corporazioni hanno preso il controllo. Oggi la gestione aziendale finge di essere di proprietà del governo, ma in realtà non lo è. Nel 1952, l'UCC, Uniform Commercial Code, il codice commerciale uniforme delle leggi marittime e commerciali mondiali installate nei paesi del mondo, è diventato pubblico per la prima volta con l'obiettivo di armonizzare le leggi di vendita e altre transazioni commerciali in tutti gli Stati Uniti e permettere alle società di commerciare senza bisogno di avvocati o la redazione di documenti complicati. Inoltre, a quel tempo, tutte le nazioni e gli stati del mondo erano registrati come società in qualche forma con la US Security and Exchange Commission, la SEC. Tutte le risoluzioni UCC si applicano anche legalmente a tutte le persone giuridiche di tutte le nazioni che hanno ottenuto un nome attraverso il certificato di nascita. Inoltre, da qualche tempo, circolano documenti legali che hanno attirato molta attenzione, ma allo stesso tempo sono anche stati criticati. Vorremmo presentarvelo in modo che ognuno possa trarre le proprie conclusioni. In descrizione al video vi metteremo il link del sito per poter accedere direttamente ai documenti, così che ognuno possa avere la sua propria opinione. Il 25 dicembre 2012 tre fiduciari pubblici hanno svelato documenti legali rivoluzionari in nome di One People's Public Trust, OPPT. Da quel momento il contenuto di questi documenti si è diffuso in tutto il mondo e centinaia di migliaia di persone hanno cominciato a lottare per un obiettivo comune: liberarsi dal vecchio sistema di schiavitù per poter vivere la propria vita secondo la propria libera volontà e scelta. È stato utilizzato un processo legale comune in cui tutti i sistemi esistenti, come il governo e le banche, sono stati aboliti in modo legittimo e legale, mettendo fine alla frode e all'inganno. I documenti del One People's Public Trust, noto come OPPT, hanno aperto la porta alle persone per liberarsi dal sistema e co-creare un nuovo sistema secondo i loro desideri e la loro libera scelta, a beneficio di tutti. Tutto è iniziato nel 2009, quando tre amici, tra cui Heather Ann Tucci Jaraff, dirigente del settore bancario, commerciale e finanziario, hanno indagato sulle frodi sui prestiti alla Banca Mondiale. Si è scoperto che in realtà i prestiti non sono mai stati fatti e anche se ci potevano essere soldi legittimi, non c'erano finanziamenti legittimi in corso. In realtà invece c'erano sistemi di schiavitù privata
sostenuti da contratti che le persone avevano inconsapevolmente stipulato e a cui erano vincolate. I revisori, Evelyn Tucci-Jaraf, Caleb Poskinner e Hollis Randall-Hilmer, hanno presentato alle banche e al governo aziendale tutte le accuse illegali e illecite di proprietà, condotta di gestione e controllo dei loro agenti, mandanti, beneficiari, che sono state legittimamente e volontariamente annullate e applicate per non rimediare al danno che avevano causato. Inoltre i documenti hanno stabilito che queste entità non costituiscono un significato giuridico tra l'uomo e il suo creatore. Siamo stati liberati dalla dichiarazione che siamo essenze incarnate o essenze divine o io sono. Ancora una volta, un essere incarnato non deve necessariamente andare a lavorare 8 ore al giorno. Uno dei documenti in questione è stato smentito, altrimenti queste entità avrebbero dovuto rivelare le loro vere intenzioni e il loro inganno. Quindi l'umanità di questo pianeta è diventata individualmente ed equamente l'unica proprietaria legittima e legale di qualsiasi rappresentazione di valore, specialmente della moneta. Il sistema bancario stabilito allora non aveva alcuna copertura patrimoniale. Tutti i debiti sono stati così annullati dal fatto che le banche avevano scelto di non fornire alcuna documentazione verificabile per provare che un prestito fosse mai stato fatto. Per questo motivo, in senso giuridico, propriamente e nel senso del principio dell'ordine pubblico, le banche si sono pignorate da sole, perché lo hanno fatto su loro richiesta. E l'hanno fatto! Uno dei molti cambiamenti significativi che si sono verificati a seguito dei documenti originali OPPT è che ora viviamo in un mondo di responsabilità illimitata e questo cambiamento di paradigma sta cominciando a manifestarsi. Il vecchio sistema non è pronto ad accettare il cambiamento, quindi lo nega e cerca di nasconderlo controllando i media con l'unica intenzione di tenere la notizia dell'esistenza del trust lontano dalla stragrande maggioranza e così continuare ad ingannare la gente di questo pianeta a non conoscere la verità. È ovvio che il governo controllato dalle corporazioni e i media controllati dalle corporazioni si rifiutano di proclamare la loro stessa fine. I media sono stati usati dal governo corporativo per diffondere la propaganda manipolativa di cui avevano bisogno per entrare nelle case di tutti con la sola intenzione di dirigere le norme sociali, i confini e i comportamenti. Naturalmente anche per vendere i propri prodotti, creando un bisogno in noi e poi offrendo il prodotto per soddisfare quel bisogno. Inoltre la psicologia del vecchio paradigma ha anche utilizzato l'educazione e l'istruzione religiosa per esercitare il controllo sulla popolazione. Dobbiamo avere un po' di pazienza per capire ed elaborare ciò che sta accadendo, perché stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma su scala globale. Si tratta della nostra liberazione in tutti gli aspetti, perché questo ci darà accesso a tutta la conoscenza che ci è stata negata. Non solo alla nostra vera storia, ma anche alle informazioni che ci sono state sottratte sull'energia e la salute e altre incredibili tecnologie. Per cambiare le cose bisogna spopolare le città dove lo Stato concentra tutto il suo potere e distribuirci di nuovo nelle campagne. Rafforzare il rapporto con i nostri compagni di tutti i giorni e riprendere le attività che hanno sempre riempito le nostre menti. Il fatto è che i governi non hanno legittimità, quindi non hanno potere e tutti devono saperlo. Perché tra tutti coloro che conoscono la verità sorgerà una massa critica che renderà la verità una realtà. In quel momento cominceremo a vibrare su un livello diverso e vedremo scomparire dalle nostre vite tutti i parassiti e i controllori che hanno creato il vecchio paradigma. Quando tutto il mondo vibrerà allo stesso livello,
questa realtà si capovolgerà, perché noi siamo gli unici e legittimi proprietari delle nostre vite. Non c'è dubbio che siamo sull'orlo del più grande cambiamento che sia mai avvenuto su questo pianeta, ma dobbiamo ancora essere pazienti e fino ad allora agiremo secondo la nostra saggezza interiore. Se ti piace il nostro lavoro, lascia un like, iscriviti al nostro canale o blog. Unisciti al nostro canale Telegram per essere informato anche in caso di nuova censura. Where we go one, we go all.